Nasce ogni anno nel cortiletto di Via Galilei una favola incredibile, fuori del tempo. Il Giro d'Italia, impresa da campioni anche in quest'era spaziale. Campioni come Charlie Gaul, che a capo della squadra Gazzola vuole confermarsi l'insuperabile scalatore di sempre. Molti suoi rivali però. Quando ai cancelli bussa la squadra della Filco se ne scopre subito uno, Guido Carlesi, detto Coppino per il suo profilo aerodinamico come quello del grande Fausto. A Porcellana e a Magni il compito di guidarlo nei meandri della corsa, dove lo aspettano al varco gli specialisti delle corse a tappe. Sono 130 i nomi del giro, 130 incognite. E c'è Panbianco che vinse il giro l'anno scorso, e l'altro romagnolo Baldini che lo vinse, beh, un po' più addietro, in tempi migliori. Da Piazza del Duomo, cuore di Milano, la corsa prende il via alla presenza delle autorità cittadine, tra cui l'assessore al turismo Crespi. È una lunga sfilata di gambe, maglie, frigoriferi, paste, aperitivi. Eppure resta intatto quel profumo di sagra paesana che fa parte del fascino eterno del giro. Lasciate soltanto che superi questo prologo cittadino che lo mette in imbarazzo. Il giro è fatto per le lunghe galoppate sull'asfalto, magari in montagna. E infatti, non appena indovinata la periferia, ecco già in azione i muscoli dei 40 all'ora. Il giro va, un'altra favola è incominciata. Buon viaggio al giro, lanciato sotto la pioggia a 40 all'ora verso Pavia e varcato il Ticino verso il suo primo traguardo, Taviano. Chi dice che i chiodi portino fortuna? Andate a raccontarlo a Dems, il belga della Filco, il primo forato del giro. Ma se la cava in 20 secondi. Dopo tante polemiche è in gara anche l'iridato Van Looy. Ma oggi teme l'umidità, non è la sua giornata evidentemente. Sull'asfalto bagnato sfreccia invece il veneto Dino Oliviero. E la prima vittoria, logicamente con la prima maglia rosa, è indiscutibilmente sua. Suo infine anche il primo bacio di Miss Tappa, con tutto quel fango, poveretta. Sotto più clemente cielo parte da Salso Maggiore la seconda tappa, direzione Sestri Levante. Tra il dire e il fare ci sono di mezzo gli Appennini e l'ammiraglia Filco, viste le difficoltà della maglia rosa Liviero, controlla la corsa di Carlesi, mandando il gregario Conti in avanscoperta. Rapporto, è fuggito il numero 35, lo spagnolo Cruz. Ma a spegnere molti bollori giungerà la salita del 100 croci. Ci si è messa perfino una frana per dare un clima di ciclismo antico da tempi eroici al faticoso incedere del giro. Siamo appena alla seconda tappa e l'atmosfera di festa che accompagna ogni partenza si è già sciolta in rivoletti di sudore e in un acre odore di battaglia. Ecco la prima scintilla, scatta Battistini ed è in breve solo. Solo sul 100 croci, la prima montagna del giro. Tutti gli avversari sono stati sorpresi dalla sua impennata e il loro distacco oscilla lungo sui 40 secondi. Lo comunica a Gaul l'ammiraglia della Gazzola, ma lo scalatore numero uno attende montagne ben più decisive. Sul lungomare di Sestri, Battistini con 4 secondi di vantaggio conquista la maglia rosa, che ha iniziato così la sua volubile danza di campioni. E speriamo che anche quest'anno il giro rimanga in casa, anche se nei primi posti figurano troppi stranieri. I meccanici della Fiorelli sono al lavoro. Dietro le quinte del giro, l'alba si annuncia con questi preparativi febbrili, mentre i gregari già si avviano sulla linea di partenza. Tra poco scatta la terza tappa. La squadra ha ricevuto la visita di Gazzola, il patron. Charlie Gaul, il capitano, promette scalate aeree. Si sa, l'occhio del patron ingrassa anche il cavallo d'acciaio. E allora via, dalla Liguria verso la Toscana. Il plotone del giro si allunga sull'asfalto, in coda agli sfiatati, in testa agli spericolati. Anche qui in medio stat virtus, gli assi cioè. L'ammiraglia della Filco ha un sussulto, nelle prime file c'è aria di battaglia. Con il francese Salvador, ma no, quello della TV qui non c'entra, è scattato anche il numero 98, Oveners, una delle armi segrete della casa. Lorenzo Magni controlla la sua sortita con Silverberger, Zancanaro e numero 11, Taccone, uno degli uomini nuovi del nostro ciclismo. Sarà lui la Giovanna d'Arco venuta a liberarci dallo straniero? Il corridore insegue un suo sogno di vittoria, ma a Panicagliora, sulla montagna, vince lo spagnolo Soler e la maglia rosa andrà al suo connazionale Suarez. Tra una tappa e l'altra, le delicate macchine in carne, ossa, muscoli e polmoni fanno rifornimento. Tutti gli ingredienti vanno scelti con cura, altrimenti con le sofisticazioni che girano, te lo saluto il fegato.
Per quelli della gazzola, la spaghettata, è chiaro, si fa facile con i mezzi di casa portati dal patron. Ma quelli della Filco come faranno? Si mangeranno un frigorifero? Anche Charlie Gaul ha imparato a mangiare gli spaghetti. Deve immagazzinare calorie in vista delle grandi prove in montagna. A proposito di fegato, si riparte da Montegatini per la quarta tappa meta Perugia. Stavolta gli italiani ci sono, anzi ne basta uno, Antonio Bailetti, che dopo una vittoria olimpica è diventato cavaliere. Tanto di cappello al solitario dominatore della giornata, ma la maglia resta a Suarez. Quinta tappa. Tra gli animatori Carlesi, detto il Coppino, caposquadra della Filco. Il percorso punta al sud attraverso gli Appennini. Sulla lunga strada non troverà un asso, ma un gregario, Carrara. Disilludetevi, non è italiano, è francese, benché figlio di bergamaschi. La solitaria cavalcata lo porta a trionfare a Rieti. Il suo direttore, che gli aveva dato del matto, ora lo perdona. Sesta tappa, è ancora di scena Carrara, anzi Carrara, ma ora rema penosamente in coda mentre il giro prosegue lontano. Fai te, sei stato l'uomo del giorno, ma lo sei stato per un giorno solo. Così passa la gloria. Tu sentivi ancora la sua ala sfiorarti e invece era l'ambulanza dei ritirati. Da Montevergine a Fiuggi, la settima tappa del Giro d'Italia scandisce sull'asfalto dei suoi 224 chilometri la riscossa degli stranieri. Fino ad ora i campioni di casa nostra avevano fatto man bassa di premi e di traguardi. Adesso la situazione sta mutando. Carlesi, punta di diamante della Filco, costantemente diretto e consigliato dal manager Porcellani, soffre di uno strappo al tendine. Baldini, dopo tre capitomboli, tira l'anima coi denti, ma Signà e Tacone sonnecchiano. Si va avanti perciò Desmé, che toglie la maglia rosa all'abruzzese Mecco. Lo aiuterà a difenderla addirittura Van Looy, che una crisi ha tolto dalla lista dei favoriti. Nella vagar del giro i corridori si sgranano, ma poi si ritrovano compatti attorno a una tavola. L'alimentazione dei ciclisti è un'impresa ciclopica che ricorda i mitici pranzi di Gargantua. Il riso per la facile assimilazione e la pasta per il suo contenuto di carboidrati sono alla base del menù. Gli uomini della Filco e della Gazzola, sui quali ricadono le maggiori responsabilità della corsa, devono carburarsi alla perfezione per poter spremere ogni caloria dai loro polpacci nei momenti caldi della lotta. Un pranzo, una buona dormita e poi via incontro alla prima foratura. La Filco ha bisogno di tutti i suoi uomini per difendere Carlesi nella bagarre del gruppo. Così il gregario, iellato, può rientrare nel grosso, succhiando le ruote dei compagni. Appena è in tempo, Van Looy comanda la corsa e piglia sui pedali in una fuga tattica per mozzare il fiato agli avversari e preparare il terreno ai suoi. Il belga ha dovuto rinunciare alla gloria, ma pensa ai quattrini. La sua strategia è perfetta. Sul traguardo di Foggia, stipato di folla come ai tempi d'oro, Wilseberg, dopo 110 chilometri di sudore, ha ragione degli sprinter. È un altro assegno per la compagnia di Ventura capitanata dal campione del mondo. Nona tappa da Foggia a Chieti, lungo la vallata della Rinascita. Nulla da fare oggi per gli scalatori. Fa troppo caldo, tanto che ogni secchio d'acqua è il benvenuto. E l'altimetria del percorso è piatta come una tavola di biliardo. Del resto Gaul, capofila della Gazzola, aspetta le montagne insieme a Massignan. Tappa per passisti. E ancora Van Looy a farsela da padrone. Oggi vuol vincere, spezza ogni tentativo di fuga e tiene il gruppo compatto. Nessuno ci tiene a inimicarsi il dittatore degli ingaggi in pista. Così Rick II si presenta al proscenio con una ventina di comprimari e li ride in volata. La musica cambierà quando il giro dovrà scollinare le Alpi. Sino ad allora non rimane che rassegnarsi. Va la decima tappa del giro. Da Chieti si punta su Fano, visitando i primi turisti del litorale adriatico. Ma al giro non è mai vacanza. Scatta una maglia grigio-rosso-blu della Gazzola e Bruni, che va a rafforzare il gruppetto dei più audaci che daranno l'anima alla corsa. A 41 orari, una delle medie più forti sinora, si galoppa verso una stupenda volata. Chi vincerà? Insieme sul traguardo piombano Bruni e Tonucci. Il verdetto del giudice è per Bruni, e patron Gazzola lo accompagna al podio d'onore. Poi la giuria correggerà il verdetto, ma senza troppo convincere. Non si fa polemica e si riparte da Fano. Maglia rosa sempre Desmé. Ma ormai con l'erta di San Marino cominciano le asperità. Forse la montagna si deciderà a scegliere altri protagonisti. Per ora l'Appennino dà un primo colpo. Di scena uno della Filco adorni con Sabadin e Silverberg. Il calore della battaglia aiuta ad arrostire i bagnanti al sole. E poiché sui Puggiaschi è giunto anche Van Looy, la volata non offre dubbi. Vediamo se vince. E quello vince.
Pan Bianco, che ispira i pittori estemporanei Baldini e Ronchini, dall'aria di caso non hanno avuto le grandi scosse, ma Bruni sa benissimo di avere un appuntamento al chilometro 91, la moglie. Mentre il gruppo sonnecchia al rifornimento, l'atleta della gazzola può raccontare di ieri, sentire notizie di casa e naturalmente ripartire. La moglie deve seguire il marito, ma durante il giro meglio stia a casa. Ci mancherebbe altro, anche perché il giro, sia pure a media bassa, entra ora nella fuga decisiva. Una fuga di sette in cui c'è un solo straniero, il belga Schroeder. E naturalmente tutti si aspettano che vinca lui. Invece a Lignano avremo la quinta vittoria italiana in 12 tappe. Nonostante una scorrettezza del belga, vince Bruno Mealli. Dal mare di Lignano alle Dolomiti, dove il giro troverà il suo dramma e perderà la metà dei suoi campioni. Oggi si supereranno due volte i 1000 metri al Cansiglio e all'arrivo di Nevegal. E l'aria frizzante eccita De Filippis, che se ne va tutto solo. Decio Silla dalla moto osserva la lotta fra il CIT e gli inseguitori, con Carlesi in gran vena. Difatti, sull'ultima salita del Nevegal a vincere la volata è Guido Carlesi su Soler. Terza la maglia rosa Desmé. L'auspicio migliore è per Carlesi, il coppino. Il caposquadra della Filco si gode il trionfo, ma sul giro incombe la bufera di neve del Rolle. A Milano ne risaluteremo pochi. A Belluno il Giro d'Italia si concede un riposo, lunghe ore sdraiati sul letto per Carlesi e soci. Il leader della Filco, dopo la vittoria in vetta al Nevegal, pensa ai Monti Pallidi. Ma la radio non porta buone notizie, le previsioni del tempo sono invernali. Ed eccoli i terribili Monti Pallidi, scenario di quella che l'organizzazione ha battezzato cavalcata e che si rivelerà invece una specie di mesto funerale, di apocalittica ritirata. Gregari in testa, la tattica prevedeva di stordire i passisti con un ritmo da tagliare le gambe sulle salite iniziali. Invece i veri protagonisti della tappa sono oggi il gelo, la neve e sulla strada una moto che non offre alla ruota alcun appiglio. Tutti i piani vanno così a pallino. È già un'impresa gigantesca rimanere in sella. Si mette piede a terra e si trascinano le biciclette. Molti sterzano nei viottoli e si rifugiano nelle cascine. Sembra di essere tornati ai giri di 40 anni fa o alla mitica tappa del Bondone. Allora vinse Gaulo, l'uomo del freddo e della bufera. Oggi il capofila della gazzola, insieme a Van Looy, Pan Bianco e altri assi, è costretto a ritirarsi. Per la gazzola le aspirazioni di vittoria al giro sono finite. Ma al gran completo la squadra al comando di Gaulo affronterà presto le fatiche del Tour, dove potrà ancora dire la sua. Vincenzo Meco invece, già staccato di 4 minuti, ha saputo rientrare e avvantaggiarsi. Mancano 50 km al traguardo e gli altri lasciano fare. La follia di Meco è nata sotto una buona stella. In vetta a Rolle il direttore di corsa decide di chiudere la tappa. In un'atmosfera da ritirata di Russia, Meco, statua di ghiaccio, è primo. Oltre 50 forzati della strada sono rimasti sul percorso. I volti di quelli che hanno resistito alla bufera denunciano l'immane sforzo compiuto. Battistini è la nuova maglia rosa alla partenza della 15ª tappa e la gazzola schiera due soli uomini, sono gli orfanelli di Gaul. È tornato il sole, ma il gruppo non può crogiolarsi. I corridori pigiano come dannati sulle pedivelle per lasciarsi alle spalle e in fretta il calvario delle Dolomiti. In una fuga a tre troviamo Adorni, Pellegrini e Martinato. Patron Gazzola in piedi sulla miraglia incoraggia il suo superstite, ma Adorni insiste nella sua azione e sulla lunga salita del Tonale si ritrova solo in testa a guidare la corsa. Incitato dallo stratega Fiorenzo Magni, il corridore confermerà la sua ottima condizione. Sulle rampe della Prica Adorni non ha avversari, tiene a distanza l'incattivito Taccone, mantiene il suo vantaggio, vince e porta i colori della Filco al sesto posto in classifica generale. Ora che i divi stranieri hanno fatto le valigie, forse il vincitore del giro sarà un uomo delle nostre contrade. Esce dimezzato il giro dalla bufera alpina, ma nuove salite lo attendono oggi con meta al Pian dei Resinelli. Sì, è una montagna quasi familiare, così a due passi da Milano, ma darà uno scrollone forse decisivo alla classifica a questa 16ª tappa. Soler, Corsini, Balmamion e Rueg gli animatori, ma lassù in vetta ne arriverà uno, Angelo Soler, con Balmamion a un minuto.
Facciamo una visita a Martinato, l'ultimo rimasto della squadra Gazzola dopo la tappa tremenda della neve. Piero Gazzola l'ha promosso sul campo generale. Generale sì, ma senza soldati. E sì, è di nuovo in viaggio. Da quel ramo del lago di Como si finirà sul Po a Casale Monferrato. E nel giro degli scalatori, assenti questi, sarà proprio una tappa di pianura a decidere tutto. E proprio qui il francese Anglade, unico campione straniero rimasto in gara, si arrenderà all'ultima crisi. Una decina di animosi se la sfigna sulle strade della Lombardia e del Piemonte, conquistando 6 minuti. Per Balmamion sarà la maglia rosa. La volata conta solo per un briciolo di gloria al guizzante Pellegrini, ma il personaggio del giorno sotto gli obiettivi è lui, il ragazzotto del canadese, Balmamion. Che ne dite, Duraminga? Arrivederci a Milano. 18ª tappa, da Casale a Frabosa Soprana. Altre salite, si passa dal feudo della Gazzola, ma è rimasto solo quel bravo Martinato e il piccolo patron lo saluterà quarto all'arrivo. Per ora scatta la Filco, con Carlesi, Valoroso e Sfortunato. Non potrà essere nel gruppo dei primi, tra i quali emerge solitario ancora una volta lo scalatore numero 1, Soler. È bravo Angelino, ma Balmamion resta maglia rosa. Terz'ultima tappa, ci si trasferisce a Saint-Mensan, che domani sarà il centro di una galoppata sugli ultimi colli alpini. Ancora una volta il leader della Filco, Guido Carlesi, va all'attacco e questa volta riesce a farla in barba a tutti i grossi nomi della classifica, ma non vincerà, non è il primo. Tra gli stupendi paesaggi valdostani sono già usciti e volano soli Baraldo e Sartore, due gregari che avranno il loro giorno luminoso. Al traguardo di Saint-Mensan giungerà Sartore, 20 secondi prima del compagno di fuga. Domani sulle montagne rientreranno fra i ranghi. Il Giro d'Italia è ormai archiviato, ma sono ancora attuali le polemiche sul percorso che avrebbe dovuto partorire un gigante e che invece ha dato alla luce un topolino. Queste immagini si riferiscono alla 20ª tappa, proprio quella che maggiormente ha deluso chi si aspettava il trionfo di uno scalatore. Sulle terribili balconate valdostane sono mancati i protagonisti. Si pedala su un tappeto di polvere che tarpa le ali a Massignan e a Taccone. È un susseguirsi di fughe che subito si spengono. Poi sul Macadam scatta Carlesi. Il leader della Filco cerca di costituire un punto d'appoggio per il compagno di squadra Adorni. Invece di Adorni gli piombano alle spalle Assirelli e De Rosso. Sono uomini fuori classifica. Il gruppo dei migliori riduce il distacco, ma non si spiata a raggiungerli. Gli scalatori non hanno mai messo il naso alla finestra, hanno praticamente abdicato a favore del giovane Balmamion. Assirelli può transitare prima in vetta e tuffarsi in discesa fino al traguardo di Saint-Vincent. Il portaborracce vince la più terribile tappa del giro. Dopo tanta polvere, l'ultimo piatto di riso energetico condito con olio per depurare il fegato. L'ultima cena studiata su basi dietetiche per togliere tossine al fisico. Oggi Carlesi, il leader della Filco, ha sudato sangue. Tutto è stato vano. Ora è bene buttare vitamine in corpo per le massacranti fatiche del tour. Alla partenza da Saint-Vincent si sente già odore di vigorelli. I meccanici cambiano i rapporti ai velocisti che oggi meditano vendetta. Martinato, l'orfanello della Gazzola, da questa sera dovrà tornare al suo ruolo di portaborracce. Balmamion potrà invece scordare per sempre la qualifica di gregario. Questa è la sua marcia trionfale. La corsa sembra oggi una scampagnata aziendale. Ci si avvicina alla fine e si fa presto a dimenticare rancori e amarezze. La bagarre si accende solo all'ultimo chilometro. Carlesi rimonta agli sprinters e sul traguardo è primo di mezza ruota. Il caposquadra della Filco offre questa seconda vittoria di tappa alla malasorte. Poi i giri d'onore. Il superstite della Gazzola se lo merita, forse più della maglia rosa Balmamion. La squadra della Filco brinda al futuro, impersonato da Guido Carlesi, che il direttore tecnico Fiorenzo Magni sta guidando alla grande avventura del Tour de France dopo il rodaggio al Giro d'Italia. Volete saperne di più? Facciamoci vicini al microfono del giornalista Decio Silla della Notte. Una breve impressione di Fiorenzo Magni sul Giro d'Italia della squadra Filco. Veramente al Giro siamo partiti con delle buone speranze e poi la tappa del Rolle ci ha frantumato la squadra. Do
dopo il Giro d'Italia contiamo di un successo al Giro di Francia con degli ottimi corridori che abbiamo nella squadra. Vale a dire Carlesi, Adorni? Carlesi, Adorni, Ovenae, Brugnami e forse anche giovane Zancanaro. Va bene. Ed ora vorremmo chiedere al dottor Angelo Porcellana della Filco se è d'accordo con Fiorenzo Magni. Ah, perfettamente d'accordo, direi. Noi partiamo per il Giro di Francia con la squadra praticamente al completo, con degli ottimi elementi e speriamo di puntare a dei successi significativi. Il ciclismo italiano continua così la sua battaglia a colpi di pedale. Se i generali Gino e Fiorenzo sono in pensione e il generalissimo Fausto non c'è più, oggi i soldatini e i capitani della Filco vogliono mostrarsene degni.